Ben arrivate, ben arrivati nella 144esima puntata di Crescere per Educare. Come sapete, in queste puntate noi stiamo parlando del nostro bambino, stiamo parlando cioè di quella parte di noi davvero importante che sostanzialmente dà origine poi a tutto quello che avviene nei giorni cosiddetti successivi. E l'educazione, voglio dire, è importante. Mentre avevamo parlato dell'educazione del bambino interiore nella 142esima puntata e nella 143esima il bambino e la sua famiglia, oggi invece vorrei parlarvi delle origini della vita infantile, cioè vorrei parlarvi sostanzialmente di quello che accade proprio fin dai primissimi istanti, per cercare di capire meglio come noi dovremmo imparare a relazionarci con questa magnifica, fantastica, unica, grande realtà che è la storia praticamente della nostra stessa vita. Perché ricordiamoci che quello di cui stiamo parlando è alla fine la storia proprio della nostra vita. C'è un momento magico, è il momento in cui la nostra vocina sa ancora profumare di innocenza. Questo è un momento davvero unico nella vita degli esseri umani, non ci sarà un altro momento come questo, è veramente unico, speciale. E capire quanto noi dovremmo occuparci di questa parte, di come spetta a noi sostanzialmente, noi adulti, occuparci di un bambino e diventare in qualche modo coloro che realmente danno la vita. La vita non è una questione biologica, magari fosse soltanto una questione biologica. La vita è soprattutto una questione di relazione, di come noi ci siamo capaci di entrare in relazione con i nostri meravigliosi bambini, le nostre meravigliose bambine. E allora cerchiamo con un po' di, tra virgolette, fantasia, cercando di ricordare come noi a nostra volta, da bambine e da bambini, abbiamo vissuto la nostra infanzia. Cam camini, spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte è con voi se la mano vi do. Chi un bacio mi dà, felice sarà. E partiamo proprio allora da lui. Tu penserai che da Walt Disney. Camin, si trovi del mondo al più basso gradino. Walt Disney, che forse voi non sapete, ha avuto in realtà un'infanzia non troppo facile. Il padre lo costringeva insieme a suo fratello da bambino ad andare a vendere dei giornali, delle riviste tutto il giorno. E quando andava a scuola raccontava che si addormentava da quanto aveva sonno, da quanto era stanco. Walt Disney ha avuto in qualche modo un'infanzia rubata. Ha avuto un padre molto severo, molto rigido, che evidentemente si preoccupava molto dell'aspetto economico della famiglia. E ovviamente, come spesso fanno gli adulti, non riusciva a mettersi in contatto con il bambino e la bambina interiore. La canna con l'altra il camin.
Oh, è proprio nero da far paura lassù. Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello. Tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore! Cancamini, cancamini, spazzacamini. Beh, diciamo che Walt Disney ha rincorso per 20 anni la scrittrice di Mary Poppins. E sapete perché? Perché aveva fatto una promessa alle sue due bambine. Walt Disney infatti aveva due bambine che si erano innamorate di questo personaggio, il personaggio ovviamente di Mary Poppins, e ha dovuto sostanzialmente inseguire l'autrice di Mary Poppins, che assolutamente non ne voleva sapere di tradurre il proprio romanzo, la propria fantasia, in un film, perché lei detestava sostanzialmente la produzione di Walt Disney. Sembrerà strano, ma questa è storia. E allora che cosa succede? Succede che lui, parlo di Walt Disney, è costretto sostanzialmente ogni anno a mandare una lettera, a mandare un contatto per invitare sostanzialmente la Pamela Lyndon Travers a pubblicare questo, a dare il permesso. E la cosa che però forse pochi sanno, che anch'io ho scoperto, è che questo Mary Poppins in realtà è la traduzione di una storia piena di sofferenze che la stessa Travers aveva vissuto da bambina, in quanto il padre era un alcolizzato morto per alcol che lavorava in banca. Infatti il personaggio di Mary Poppins, il protagonista, il signor Mr. Banks, cioè il padre dei due bambini, se voi ci fate caso, è proprio una persona che lavora in banca. E se vi ricordate il personaggio, un personaggio molto distante dalla realtà dei bambini, cioè tutto dedito al suo lavoro, molto serio, professionale, preciso, puntuale, efficiente finché volete, ma poco capace di ascoltare le richieste dei propri bambini, delle proprie bambine. E siccome questa donna era stata molto traumatizzata dalla perdita del padre che aveva perso quando lei aveva circa 10 anni, e aveva proiettato in Mary Poppins chi? La figura di colei che avrebbe dovuto salvare sostanzialmente i bambini da un'infanzia rubata. Ecco che allora Walt Disney, che a sua volta aveva avuto un'infanzia rubata, aveva qualcosa di molto in comune con questa scrittrice e soprattutto aveva una promessa. Aveva fatto la promessa di far sì che questo libro diventasse un film. E io vi consiglierei di vedervi, se non l'avete già fatto, un bellissimo film che parla di questa storia, che è Saving Mr. Banks, Salvate Mr. Banks, che poi sarebbe appunto il padre della nostra scrittrice, della Travers. E qui troverete come il filo di un'infanzia piena di sofferenze viene continuamente poi rivoltato e viene ribaltato in una capacità riparativa, cioè in una capacità sostanzialmente di porre rimedio a questa situazione di sofferenza. Io credo che sia molto importante capire questo, cioè capire come noi possiamo in qualche modo riparare a quello che di negativo è dentro di noi. E già adesso voi avete riconosciuto questa musica di sottofondo, ne sono più che sicuro che l'avete riconosciuta molto bene. I sogni sono desideri. In fin dei conti, la cosa più importante è di salvare il desiderio.
Il desiderio è la vita stessa. Noi siamo figli di un desiderio e se qualcuno poi non è stato desiderato, in realtà può venire desiderato in un secondo momento. La capacità taumaturgica dei desideri è comprovata dalla ricerca scientifica. Quando noi spegniamo i nostri desideri, in qualche modo è come se mettessimo del buio nella nostra vita. Un buio che spesso e volentieri poi diventa una pece nera, diventa in qualche modo qualcosa che veramente ci fa star tanto, tanto, tanto male. Mentre noi sappiamo che dovremmo i nostri desideri tenerli sempre molto accesi, tenerli molto vivi. E forse si può dire che la nostra vita è anche un po' decisa nella sua lunghezza, da quanto siamo capaci di nutrire intensi desideri per tutta la vita. Cioè, per quanto noi, voglio dire, siamo capaci per tutta la vita di continuare ad avere questa capacità di sognanza, che non è semplicemente la fantasticheria, ma è proprio la capacità di lavorare per mettere a fuoco quello che noi siamo. Per cui potremmo dire che i nostri desideri sono un po' le stelle che brillano. E più il desiderio è intenso, più la stella brilla. E più il desiderio è fiacco, più la stella si infievolisce. Se il desiderio muore, abbiamo una stella cadente, una stella che cade, un desiderio che cade. E che lascia questa scia quasi come a dirci: certo che sarebbe stato così bello che anch'io facessi tutta questa luce, vi dono quella luce che era dentro di me, ma che adesso non c'è più, ve la dono, vi do il ricordo di come avrei potuto brillare come desiderio, di quello che avrei potuto fare per voi. E questa è una cosa, secondo me, molto bella. Ed ecco perché i bambini sono Hakuna Matata. Senza pensieri, la tua vita sarà. In effetti, il mondo dell'infanzia dovrebbe essere appunto il mondo dei senza pensieri, cioè di quel mondo dove una persona si sente veramente libera di crescere, nel senso che i pensieri possono per un bambino creare più un'interferenza che una possibilità di crescita. E da dove si partiamo allora? Partiamo dal fatto che quando un neonato o una neonata vengono al mondo, sono cari amiche, cari amici di questa piccola radio dal cuore grande, sono in una condizione di totale fusionalità con la madre. Per cui è come se il mondo mentale del bambino in realtà fosse il mondo mentale della madre. Per mondo mentale intendiamo anche le emozioni, non è che intendiamo soltanto i pensieri, intendiamo cioè le sensazioni. Questa fusionalità è ciò che il bambino respira, cioè è attraverso questa fusionalità che c'è l'origine della vita stessa. Infatti, qual è la più grande scoperta della Margaret Mahler? Che la nascita biologica del bambino e la nascita psicologica del bambino non coincidono nel tempo. Perché la nascita biologica è il momento del parto, ma la nascita psicologica è un processo intrapsichico, cioè che avviene all'interno del bambino, che si svolge molto lentamente. E come viene definita la nascita psicologica di un bambino? Processo di separazione individuazione, cioè il separarsi dalla madre, il separarsi da tutto ciò che è esterno a lui e individuare se stesso, per cui individuare la natura delle proprie emozioni, la natura del proprio sentire, la natura del proprio cosiddetto, noi chiameremmo vero sé.
E secondo sempre appunto questa grande studiosa, questo processo della nascita, cioè psicologica, avverrebbe dal quarto, quinto mese sino al trentesimo, trentaseiesimo mese. Per cui pensate che è un periodo praticamente di quasi 3 anni circa. E se dunque il bambino non supera la cosiddetta fusione simbiotica, praticamente avremo una incapacità da parte del bambino di crescere, cioè di individuarsi. Ecco che allora questo processo, anche chiamato di differenziazione, è quello che poi dovrebbe permeare tutta la vita adulta. E l'adolescenza, che è la seconda grande fase di cambiamento, di crescita dell'essere umano, c'è prima l'infanzia e poi c'è l'adolescenza, è quel momento in cui quello che è stato vissuto nei primi 10 anni viene a galla, qui viene proprio in maniera chiara. Più in realtà il processo di separazione e individuazione infantile è andato bene, più l'adolescenza sarà nella cosiddetta normale turbolenza, cioè quella turbolenza che fa parte fisiologicamente di ogni adolescenza, ma non diventerà disagio, non diventerà devianza, non diventerà patologia psichica. Il mondo tu per sempre. Il mondo è mio, è sorprendente accanto a te. In fin dei conti, uno dei grandi obiettivi dell'educazione è di far acquisire il concetto di permanenza dell'oggetto. Il concetto di permanenza dell'oggetto vuol dire la capacità di avere mentalmente presente un qualcosa, un qualcuno, anche se esso è fisicamente assente. E questo non è così scontato. Apri gli occhi e vedrai, fra mille diamanti colorerò, più bella, con un po' di follia e di... Perché allora molti adolescenti fanno fatica ad uscire di casa e a socializzare? Perché non hanno ancora sviluppato un corretto senso di individuazione e separazione, perché cioè non hanno il senso di poter contare sulle proprie risorse interne, di poter cioè usare gli indici attivi, che sono l'intraprendenza, che sono la determinazione, che sono la grinta, che sono la socializzazione, che sono la comunicazione, cioè quegli indici attivi, cioè che attivano la possibilità di affermare se stessi nel mondo. Tra mille diamanti colorerò, con un po' di... Molte camere degli adolescenti si trasformano in uteri. Meno un bambino viene aiutato a individuarsi, separarsi dalla madre, più ricercherà un utero materno. E ovviamente, non potendo rientrare nell'utero della madre, per fortuna, se no c'è qualcuno che lo farebbe anche poi sul serio, vi dico, non potendo farlo, evidentemente che cosa fa? Cercherà sostanzialmente di ritrovare un qualche cosa, cioè un mondo, no, alternativo a quello dell'utero materno. Ecco perché, se voi ci pensate bene, spesso e volentieri noi assistiamo a questi fenomeni, guardate che ce ne sono tanti in giro, dove noi facciamo tanta fatica a uscire, ad esplorare il mondo, come invece farebbe la sirenetta. Ascolta, il mondo degli umani è un fastidio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino. Perché la sirenetta vuole esplorare il mondo, mentre il padre, mi pare Tritone adesso, non mi ricordo più come si chiami, vabbè, comunque sia, il padre della sirenetta, vedete che sto usando tutta la simbologia di Walt Disney, e vuole che rimanga lì, in fondo al mare, cioè che non vada oltre il confine paterno, sostanzialmente, proprio oltre il confine. E questo cosa fa capire? Fa capire che da una parte abbiamo una sirenetta curiosetta,
cioè che ha questa voglia di intraprendenza, e abbiamo invece chi invece tende a trattenere. Allora, quando un genitore tende a trattenere troppo, paradossalmente impedisce a questo figlio di andare verso il futuro con coraggio, con fiducia, con onestà, con intraprendenza, con entusiasmo, con sicurezza interiore, perché la sicurezza è uno dei valori più importanti che noi dovremmo trasmettere ai nostri bambini, alle nostre bambine e ai nostri adolescenti. Sapendo poi che c'è anche chi, e anche questo è sbagliato, fugge da quel mondo, ovvero sia vuole fuggire dall'utero, ma la fuga non è un andare verso, ma è un fuggire da, e anche se il movimento è lo stesso, gli esiti del movimento saranno completamente diversi, perché se io fuggo da, vuol dire che fuggo dalla mia libertà di autorealizzarmi, cioè sto fuggendo da un qualche cosa, ma se io invece vado verso, cioè decido consapevolmente di voler della mia vita farne un progetto meraviglioso di crescita, di realizzazione, questo invece mi porta a che cosa? Mi porta nella direzione giusta. Guardati un po', quello che ho è una raccolta preziosa, lo so, vi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai, i tesori, le ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me, se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie, ho le cose più strane e curiose. Non ho nulla da desiderare. Vuoi un come si chiama? Io ne ho niente. Ma lassù, cosa mai ci sarà? Imparerei tutto, già lo so. Vorrei provare anche a ballare e camminare su quei, come si chiama? Piedi. Con le mie pinne non si può fare, vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per là, come si dice? Rada, vedrai anch'io la gente che al sole sempre sta, come vorrei essere lì senza un perché, in libertà. L'acqua rappresenta proprio il ventre della madre. Vedete, il desiderio di uscire da quest'acqua. Però, vedete, soltanto chi si è sentito accolto nell'acqua potrà poi avere il desiderio di uscire, non di fuggire dall'acqua, o di rimanerci per tutta la vita. Insomma, l'educazione di un bambino è sempre una questione della vicinanza e della lontananza, che sembrerebbero due dimensioni opposte, ma in realtà sono complementari, proprio perché opposte. La vicinanza, quando io ti do il permesso di entrare nella mia storia, della mia vita, perché apro le mie braccia, che diventano in qualche modo il crocevia della tua umanità, e contemporaneamente però le mie braccia ti spingono a correre in questo prato verso il sole, perché è verso il sole che tu devi andare. E dunque questo è bellissimo, perché questo dà proprio il senso di che cos'è la vita. La vita in fin dei conti è proprio questo, è la capacità di continuare a perpetuare il cerchio della vita. Thank you.
quel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu. Ecco, capite l'importanza di queste frasi. Un bel giorno ti accorgi che esisti e che fai parte anche del mondo, e fai parte del mondo anche tu. E noi siamo stati desiderati, cioè nessuno di noi ha scelto di nascere, cioè non è che io a un certo punto mi sono autogenerato. Comprendere che la vita non è generare se stessi, ma che la vita è generarsi attraverso l'incontro, è la cosa fondamentale, perché è qui che c'è tutto quanto. Ecco perché, cari amiche, cari amici, l'educazione ha un'importanza così straordinaria nella vita di un essere umano. Ed è per quello che a un certo punto il bambino come impara a superare questa angoscia da separazione? Attraverso gli oggetti transizionali, il ciucciotto, il lenzuolino, l'orsacchiotto, tutto ciò che poi magari si porta nella scuola materna, nella scuola dell'infanzia. E Winnicott, grande Winnicott, e grazie a te Donald, che ha scoperto la realtà degli oggetti transizionali, è proprio quello di dare al bambino la stessa sicurezza che la madre gli dà. Perché? Perché quell'oggetto è diventato un simbolo, pensate. Già a 2-3 anni un bambino è in grado di usare il pensiero simbolico in forma molto primordiale, inconscia, ma di fatto lo fa. E allora questi oggetti, che sono sotto sempre suo stretto controllo, non li abbandoneranno mai. Il mio orsacchiotto è mio, lo tengo io. Infatti ci sono bambini e bambini che, se dovessero perdere l'oggetto transizionale, ne fanno delle tragedie. A volte gli adulti non capiscono che la tragedia non è la perdita dell'oggetto, ma il significato simbolico che l'oggetto porta in quel bambino. Il fatto poi che la mamma puntualmente alle ore 16 andrà a prendere il bambino a scuola, che c'è questo costante ritorno, incomincerà a mettere nella mente di un bambino il concetto che c'è una partenza ma che c'è un ritorno. Cioè che c'è un fatto che io sto partendo per andare verso una realtà nuova, ma che poi c'è un ritorno nella mia realtà vecchia, in quella che mi dà sicurezza. E questo è ciò che favorisce la permanenza dell'oggetto, che è la capacità di continuare a pensare un oggetto anche quando questo è fisicamente assente. Quando si raggiunge tendenzialmente questa capacità? Intorno ai 3 anni. Ecco perché tanti bambini e bambine a questa età hanno difficoltà a frequentare la scuola dell'infanzia o materna che sia, perché non hanno ancora acquisito questa dimensione. E questo è una cosa di cui tener conto. Quello che si può notare è che quando c'è un buon legame tra un bambino e un genitore, ogni volta che il bambino è in difficoltà tenderà a buttarsi tra le braccia del proprio genitore. Cioè, il proprio genitore diventa per lui il famoso punto di riferimento. Detto in altri termini, si diventa sicuri nel momento in cui c'è un pozzo pieno d'acqua, dove io posso mettere questo mio secchiello di timori e attingerne tutta la propria, come dire, vitalità. Lo sperimentare che se io me butto dentro il secchio delle mie paure troverò sempre chi me le rassicura, mi darà la forza nella vita di allontanarmi sempre di più, fino a quando sarò in grado di costruire il pozzo dell'autostima. Tra parentesi, prossimamente condurrò un'altra edizione di Metabolè. Per chi è interessato a lavorare seriamente sulla propria autostima, sappia che c'è questa possibilità in un corso di 1 giorno e mezzo a numero chiuso, dove si lavora veramente, perché se si lavora si ottengono risultati. Se si pensa soltanto a come sarebbe bello, si rimane sempre allo stesso punto. Ed ecco perché arriva il John, non John Wayne, il John Baldwin, che era in qualche modo colui che ha aiutato migliaia di bambini a uscire fuori dall'inferno della separazione. Perché Baldwin di cosa parla? Parla di base sicura.
E cosa dice? Dice che ogni bambino e un adolescente dovrebbe partire per affacciarsi al mondo esterno e sa che può ritornare alla base sapendo che verrà accolto, nutrito, soprattutto sul piano emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato. Cioè, praticamente, nell'essere disponibili a intervenire quando siamo chiamati in causa. Ma solo quando è strettamente necessario, perché quando un genitore interviene dove non è necessario, sostanzialmente si sostituisce, sostituendosi, renderà quel bambino, quell'adolescente, una persona profondamente insicura. Diciamo che ci sono dei bambini e delle bambine che si trovano un po' a metà, cioè ovvero sia che sono in parte separati, in parte ancora in una relazione simbiotica. E questo perché? Questo perché evidentemente il processo di separazione e individuazione non si è praticamente strutturato fino in fondo, cioè come praticamente avrebbe dovuto strutturarsi. E adesso, signore e signori, visto che siamo in pieno Walt Disney, andiamo con un'altra canzone. Un amico in me, un grande interprete della nostra musica, Riccardo Cocciante. Hai un amico in me, con la sua inconfondibile voce. Un grande amico in me. Eh sì. Se la strada non è dritta, ci sono due mille pericoli. Basti solo ricordare che c'è un grande amico in me, di più di un amico in me. Hai un amico in me. E questo è molto importante. Più di un amico in me. Qui voglio usare il concetto di amicizia come il concetto del terzo polo, cioè del fatto che è assolutamente fondamentale aiutare i nostri bambini e le nostre bambine a sviluppare la dimensione della socializzazione. Sarà perché io ero un bambino davvero molto inibito e per cui molto bloccato e ho sofferto tantissimo questo terzo polo, cioè quello della socializzazione. Cioè per me era davvero difficilissimo entrare in relazione, andare alle festine, partecipare agli eventi cosiddetti pubblici, proprio perché non mi ero sufficientemente staccato, non ero stato aiutato a staccarmi, insomma sarei stato definito il classico mammone sostanzialmente. E allora è molto importante invece che i genitori aiutino, spingano il prima possibile i propri bambini e le proprie bambine verso la socializzazione, e l'amicizia è oggettivamente il terreno migliore perché questo possa accadere. Perché la socializzazione è, come dire, il miglior modo di accompagnare i bambini verso il loro futuro. Più un bambino e una bambina impareranno a socializzare, e più questi bambini e queste bambine saranno degli adolescenti sicuri di sé, innanzitutto, ma soprattutto poi degli esseri adulti che avranno questo grande dono, che è un dono enorme, di stringere legami, di tessere, di ricucire strappi, di gestire i conflitti, di intraprendere delle iniziative che vadano verso l'altro e non sempre verso la chiusura, verso gli esseri pieni o di rabbia o di ansie, di incertezze e di timori. E come sempre dico, se ce l'ho fatta io e mi ricordo benissimo com'ero, vuol dire che ce la può fare davvero chiunque. Per cui la cosa importante è comprendere che poi noi possiamo sempre insegnare questo, e magari noi siamo degli adulti che in questo momento fanno fatica a vivere la socializzazione, cioè magari siamo noi quelli che sono in difficoltà. Allora vi dico, se per caso noi lo fossimo, sappiate che non è mai troppo tardi per imparare a socializzare.
citando la mia adorata Virginia Satir, non è mai troppo tardi per imparare oggi quello che non abbiamo imparato sino ad oggi. Si tratta solo di mettersi di buona volontà. Che belle queste persone di buona volontà che sono in ascolto di Crescere per Educare e che mi auguro facciano pubblicità a questa trasmissione, perché l'educazione non è del nord, non è del sud, non è di destra, non è di sinistra. L'educazione non è né di coloro che credono o degli atei o che credono in religioni diverse. L'educazione appartiene al bambino, appartiene alla bambina. E il bambino e la bambina sono un qualcosa di universale, di prezioso, che hanno un valore che va al di là di qualsiasi altra connotazione. Per cui, tramite i vostri messaggini, tramite i vostri gruppi di WhatsApp, tramite il vostro profilo di Facebook, fate pubblicità Radio Evolution. Vi informo che c'è Amici del Coach di Radio Evolution come profilo di Facebook, Amici del Coach Pietro di Radio Evolution, per fare pubblicità a questa trasmissione, a questa radio. E naturalmente, a Dio piacendo, noi ci risentiremo mercoledì prossimo, sempre alle ore 21, il sabato è quella che va in replica, sempre alle ore 21, e grazie a Sara per la sua preziosa collaborazione in regia. E il viaggio continua.